anni, 35 anni, sono tanti, 36. Beh, certamente sono una persona diversa, totalmente diversa. All'epoca ero un ragazzo al primo disco, nel 82, appena uscito fuori dall'università, pieno di idee, di cose, entusiasmo, che però è rimasto, ecco, in questo senso io, ed è l'approccio in cui ho avuto per questo disco qua, il divertimento, l'entusiasmo. Il mio primo di cover, perché veramente io fino adesso ho fatto solo brani miei, insomma, inediti, ed è stato veramente un esperimento divertente, anche dopo 36 anni, come se il tempo non fosse passato. Sono stato contattato da un gruppo svedese che fa Italo music, Italo disco, che si chiama Italove, e allora pensavo, perché non affidare a loro invece dei classici della Italo disco, invece di farli io indirettamente, per cui mi sono anche divertito a far lavorare gli altri su questo progetto, no? Per cui ho preso i ragazzi svedesi, ho fatto fare 3-4 brani, poi ho preso un musicista romano, si chiama Roberto Russo, ho fatto 3-4 brani, ed è stato così un gioco di squadra, ci siamo divertiti. Mai avrei pensato che poi sarebbe uscito fuori un disco con delle verità, insomma, perché era una cosa veramente di puro divertimento, insomma. Da una parte erano brani che a me piacevano all'epoca, perché ci sono dei brani come Self Control, che a me piaceva tantissimo all'epoca, oppure Spagna, Easy Lady, oppure lo stesso Survivor di Mike Francis, che insomma erano amici. Poi c'erano dei brani che, non forzatamente, che io all'epoca potessi apprezzare, ma per esempio Tarzan Boy, che mi divertiva tanto, insomma, ed ha avuto un successo pazzesco. Tarzan Boy, forse il pezzo di Italo disco più venduto in tutto il mondo, per quanto non possa piacere all'intelligenza, ma questo è quanto. E di conseguenza ho pensato, ma perché non riprenderlo, dandogli magari... Se, questi pezzi spesso erano cantati anche magari dall'arrangiatore stesso, con un inglese maccheronico, eccetera. Perché, siccome sono madrelingua inglese, ho detto, ma io quasi quasi li ricanto con un inglese giusto, gli diamo una riposizionata, una rispolverata, cerchiamo di ridare linfa a questi brani, perché qualcuno è conosciuto, qualche altro un po' meno, ed è questo stato un po' lo spirito di questo progetto. Alex Chopin e Masterpiece sono solo rimasterizzati, mentre per esempio Lunatic, che fa parte del primo album, l'ho affidato ai ragazzi svedesi, ho detto, beh, fate voi, vediamo che cosa tirate fuori. Ed è stato molto divertente vedere come hanno reagito, no? Poi Dolce Vita, che avevo scritto, di cui ho scritto il testo, insomma, ho ideato un po' il testo e tutto quanto, che però era stata cantata da Ryan Paris, un ragazzo di Roma, ed era andata al numero 2 in Inghilterra, con tutta la cantata con questo inglese un po' trasteverino. Era comunque stato un grande successo, per cui l'ho rifatta e l'ho aggiunta nell'elenco dei brani. Nasce in realtà da un altro pezzo che volevo includere, che c'è nell'album, si chiama Untouchable, che era un piccolo scherzo che volevo fare ai fan della Italo Disco, nel senso che è un brano inedito, però io l'ho messo dentro facendo finta che era stato un pezzo degli anni 80, inventandomi il nome, George Valentino, no? Perché c'erano questi nomi, all'epoca si inventavano questi nomi, Ryan Paris, Dan Harrow, George Valentino. Con la cosa di stuzzicare i fan, insomma, andare a cercare su internet, ma che brano è, questo non l'ho mai sentito, invece era un brano, insomma, inedito fondamentalmente. Ho sempre avuto un po' di, come si dice, un po' di timidezza a cantare in italiano, perché ci sono tantissimi cantanti talmente più bravi di me che, insomma, non che servisse che io cantassi in italiano.
Però ho detto, ma forse riesco a dare una mia cosa con questo brano in italiano e così. E poi l'ho messa senza responsabilità, è un bonus track, è un regalo in più, se vi piace bene, se no fate finta che non c'è. Un sogno ce l'ho, quello di fare un giorno prima di andarmene, di fare Sanremo. Una volta Sanremo lo devo fare. C'è chi l'ha fatto 20 volte, fatemi fare una volta Sanremo. Vi prego, una volta.